Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Come state? Spero tutti bene. Sono Gabriele e in questo video vi preparo dei golosissimi dolcetti. Sono delle girandole di pasta sfoglia. Ma prima di cominciare, se il video vi piace e vi è utile, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi tutte le prossime ricette e le novità. E mi raccomando, condividetelo su tutti i vostri social. Un consiglio: seguite la ricetta fino alla fine, altrimenti non vi verrà buona come la mia. Sul canale Omino Focaccina troverete ricette facili, veloci e sfiziose. Per preparare questi fantastici dolcetti avrete bisogno di pasta sfoglia, farò poi vedere in un prossimo video come si prepara da zero. Della confettura io ho scelto quella di albicocche, ma qualunque andrà bene. Un po' di zucchero e un po' di latte, io utilizzo quello vegetale. Cercate di rifilare la pasta sfoglia a mo' di rettangolo in maniera che i vostri dolcetti saranno più regolari. Prima di tutto taglio il rettangolo in verticale, meno a metà, poi due tagli orizzontali . In questo modo ci verranno fuori 6 dolcetti. Adesso bisogna praticare 4 incisioni agli angoli, stando bene attenti a lasciare una parte libera nel centro. Ora lo spazio che avete ricavato al centro andrà farcito con la confettura. In questo modo verranno fuori 6 dolcetti. Ora ripiego il lembo di ogni triangolo ottenuto in questo modo. Successivamente bisogna saltare l'altra metà del triangolo e andare a fare questo lavoro qui. State attenti a non schiacciare troppo, altrimenti la marmellata potrà fuoriuscire. Il dolcetto è pronto, adesso basta spennellarlo con un po' di latte vegetale, nel mio caso. Questo gli conferirà un bel colore dorato in fase di cottura. Infine, una bella spolverata abbondante di zucchero. Che creerà una bella crosticina in superficie. Per completare il tutto utilizzerò una mandorla, ma voi potete utilizzare quello che preferite, per fermare il centro della nostra girandola. Schiacciate lievemente per non far fuoriuscire la marmellata e il dolcetto è completo. Le girandole sono pronte, ora vi consiglio di metterle almeno una mezz'ora in frigo, perché la pasta sfoglia patisce il caldo e di conseguenza è meglio infornarla quando sono ben fredde. Così non si deformeranno e rimarranno con la giusta forma. In forno 180 gradi, forno ventilato per 10-12 minuti. E dopo 12 minuti le girandole sono pronte. È arrivato il momento dell'assaggio. Splendide. La ricetta di oggi è conclusa. Se incontraste qualche difficoltà nella sua realizzazione, scrivetemelo nei commenti e vi risponderò nel più breve tempo possibile. Qui sopra vi lascio anche il link per il mio secondo canale tech, dategli un'occhiata, merita davvero. Qui sotto trovate anche gli altri miei social, Instagram e Facebook, fateci un giretto per scoprire tutte le anteprime e le novità. Qui sopra vi lascio anche il link per la ricetta delle brioche tuppo, che sono una goduria da mangiare. Nell'info box ho creato un piccolo shop di Amazon per voi con tutta l'attrezzatura che utilizzo per cucinare. Se acquisterete da lì, a voi la cifra non cambierà assolutamente, ma darete una mano al canale a crescere e a portarvi contenuti sempre più esclusivi e interessanti. Ci vediamo la prossima domenica alle 14, mi raccomando, non mancate.